La giornata di oggi è estremamente importante dal punto di vista informativo e formativo, perché credo sia interessante che tutti gli stakeholder del territorio abbiano coscienza di quello che si è fatto e di quello che si sta facendo per la ricostruzione post-sisma. Nel mio assessorato la questione concerne tre argomenti fondamentali. Il primo, che reputo in ordine di importanza primario, appunto, ed è quello della formazione. La cultura del digitale deve essere, come dire, fatta, la cultura del digitale, e quindi il supporto tecnologico può solo traghettare in modo innovativo una creatività che c'è. Poi è importante sul fronte delle scuole, perché ci ha aiutato a scegliere le 14 scuole tra le 120-130 che erano di priorità, e quindi è stato un volano per snellire le procedure. Le marche possono innovare solo dentro la tradizione, quindi io non sono una di quelle che pensa che innovando tecnologicamente si innova la mentalità. La mentalità va innovata pensando. Sta di fatto che comunque tutta la regione si è innovata sul digitale per affrontare il problema del sisma, che è ampio, che è un problema che crea una vertigine, voglio dire, siamo di fronte a una problematicità molto forte. Però questa buona prassi è stata trasferita ad altri livelli.